Eccoci, buongiorno a tutte e tutti. È un po' di tempo che non ci sentiamo e vediamo con tanti di voi. Purtroppo in questo periodo, beh, oltre per fortuna un po' a lavorare da casa per far fronte un po' alla situazione economica, ho dovuto anche combattere una serrata guerra legale che tutt'oggi continua e non mi molla. Infatti vi aggiornerò un po' su quello che mi è capitato, vi chiedo gentilmente di condividere questa diretta in modo da poter arrivare a più persone possibili. Perché adesso vi mostrerò quanto la giustizia si è accanita nei miei confronti. Sono 68 giorni di prigionia ormai, 68 giorni in cui un presunto innocente, fino a prova contraria, magari chi non ha visto gli episodi del 4 febbraio, quando per non aver mostrato il Green Pass durante una commissione consiliare a Trieste, sono stato è stato portato via con la forza da questo centro giovani dove c'era questo sopralluogo dalla polizia municipale, la squadra speciale di polizia municipale. E da lì ovviamente poi c'è stato un interrogatorio con un GIP che ha ricostruito i fatti tutti a favore di questi poliziotti, che insieme a una dipendente si sono anche fatti refertare dei finti danni fisici, ma adesso vi mostrerò, prima di iniziare, di nuovo almeno una parte di video di quei fatti, perché visto che mi danno resistenza pubblico ufficiale, mi imputano resistenza pubblico ufficiale e anche lesioni, addirittura utilizzando delle armi, secondo loro le armi sono il bastone dell'asta da selfie che mi hanno spaccato e mi hanno anche rubato perché non mi è stato restituito, insieme a una borraccia dell'acqua, quella che uso solitamente, una borraccia addirittura rivestita di sughero, che secondo il GIP nella ricostruzione io agitavo, quindi erano delle armi, no? Ecco, non sanno veramente a cosa pigliarsi per farmi, diciamo, per descrivermi come un violento, come una persona pericolosa, perché oggi sono tenuto agli arresti domiciliari da 68 giorni, perché recidivo, che non è vero, perché recidivo, loro fanno riferimento all'altra resistenza dei fatti del 21 settembre, in cui c'è un processo ancora in corso, stiamo andando in appello, quindi sono anche lì ancora un presunto innocente, non c'è nessuna recidiva, scusate. E quindi sì, loro continuano ovviamente a ricostruire tutti i fatti contro di me. Ma soprattutto la cosa grave sono questi PM, no? Questi PM che dovrebbero essere imparziali, cioè dovrebbero fare comunque indagini a favore di entrambe le parti, invece ricostruiscono i fatti tutti contro di me, tutti contro di me. In particolare un signore, che io non definisco nemmeno un PM, perché per me è un personaggio che continua a perseguitarmi con le sue accuse, le sue indagini, che tra poco vi dirò chi è, non lo definirei nemmeno un PM. Una classe, diciamo, istituzionale a cui hanno dato un potere enorme senza dover pagare pegno, quindi loro possono perseguitare le persone, sbagliare, ma non rimanere impuniti, no? E questa è l'ora anche di finirla. Cioè, tutte le denunce contro i criminali dello Stato, quelli che hanno distrutto il nostro paese, vengono archiviate, come la denuncia che ho fatto contro i carabinieri è stata archiviata, adesso dobbiamo opporci all'archiviazione, no? Perché loro usano questo loro potere, grazie. Anzi, ne approfitto per ricordarvi che a breve, a maggio, ci sarà anche una, fuori dalle procure d'Italia, ci sarà un'iniziativa di carbone contro, ovviamente, l'abuso di questo modulo 45 da parte dei PM che viene utilizzato per l'archiviazione, tutte le denunce fatte verso i capi di Stato, verso tutte le cariche istituzionali, perché ormai è palese, è chiaro che qui c'è un apparato istituzionale, e c'ho anche un libro che vi consiglio di leggere, che si chiama Io sono il potere, scritto da un capo di gabinetto, vi spiega come funziona questa
diciamo, questa piramide del potere in Italia, ma non soltanto in Italia, perché poi ovviamente sì, no, io adesso sto parlando di questi alcuni personaggi, ma poi a capo di tutti ci sono loro, eh. Ci sono queste grandi famiglie di banchieri che indebitano i popoli della terra. Bene, è un apparato statale in cui c'è cosiddette queste segnalazioni che sono delle raccomandazioni, permettono di mettere tutti ovviamente i loro uomini nei luoghi del potere, del comando, no? Quindi chi fa veramente il suo lavoro viene mandato a casa, come è successo al generale Rapetto della Guardia di Finanza, che ha scoperto l'evasione fiscale di 98 miliardi nel 2004 contro le concessionarie del gioco d'azzardo, al posto di essere premiato viene mandato a casa. Senza parlare poi ovviamente di Falcone e Borsellino, che sono stati fatti saltare in aria perché ovviamente sono arrivati alla gladio i servizi segreti americani, quelli che manipolano il potere politico italiano dal 45 praticamente, da quando abbiamo perso la guerra, da quando ci hanno invaso, da quando ci hanno messo più di 200 basi, ovviamente sono 140 circa ufficiali, poi ci sono anche quelle segrete, comunque circa 200 basi americane in Italia, siamo una colonia NATO, lo sappiamo, lo stiamo vedendo anche con la narrativa vergognosa di regime nella situazione geopolitica con l'Ucraina e Russia, dove una guerra nel Donbass che si combatte da 9 anni, dove è stato fatto un colpo di Stato all'americana, chiamiamola così, che ormai hanno praticamente manipolato il potere politico in tutto il mondo, grazie alle loro azioni di intelligence, hanno messo un burattino di nome Zelensky. Ci sono una serie di laboratori che trattano con i virus, con le armi biochimiche e biologiche. Hanno dato forza a degli apparati militari nazisti e quindi. Cioè, in Donbass semplicemente Putin è intervenuto perché c'era un genocidio in corso, ma dal 2014. Ma il bello è che poi sono spudorati nel mentire. Ci sono servizi della RAI di 2 anni fa, servizi della RAI di 2 anni fa, in cui c'erano giornalisti che raccontavano quello che stava accadendo in Donbass, si parlava di nazisti, si parlava di genocidio e tutto. Nel giro di pochi mesi è cambiato completamente la narrativa. Adesso se un giornalista italiano si azzarda a dire la verità, ovviamente viene messo al bando, ma c'è proprio, premono un pulsante e parte la propaganda di regime contrario. Adesso il cattivone Putin, gli oligarchi russi, che fino all'altro giorno gli permettevamo di fare tutto quello che volevano qua in Italia, adesso sono i più cattivi del mondo, mentre i nostri sono i filantropi. Adesso non voglio prendere difese degli oligarchi russi o di chi altro, fanno i loro interessi, sono uomini di potere come tanti altri. Ma c'è una grande ipocrisia in tutto questo, no? Vabbè, lasciamo stare questo capitolo Ucraina, che non è il tema, ecco, del giorno. Ovviamente piena solidarietà a Marco Bertali, mio amico e anche collega che mi sta sostituendo in consiglio comunale, egregiamente, che si sta facendo il mazzo, e anche lui continua a subire questa discriminazione, viene tenuto fuori dalle commissioni. Viene tenuto fuori dalla capigruppo, adesso è stato tenuto fuori ieri dal Consiglio Comunale di Trieste perché è sprovvisto del marchio. Quindi ricordatevi chi sono i veri politici, le vere persone oneste che dicono la verità in campagna elettorale e agiscono di conseguenza. Io sto agendo di conseguenza a quello che ho detto. Non ho fatto quel che ho fatto, ho preso i voti per prendermi quei 1.000 euro di indennità al mese, perché per tanti che sono seduti in quel consiglio comunale, è così, c'è gente che ha speso 12.000 euro di campagna elettorale da consigliere comunale per diventare consigliere comunale, prendere 300 voti magari nel PD e essere lì seduto a rappresentarvi. Questa era la realtà. Purtroppo loro governano il centrodestra col 20% del consenso popolare perché il 55% non ha votato, un 5% per noi. Eppure dovete capire che loro va benissimo così, va benissimo che la gente non vada a votare. Perché ovviamente hanno tutto ormai io la chiamo la loro clientela, perché è un apparato clientelare fatta di favori, gente messa piazzata nei punti giusti, favori, questo scambio per me è uno scambio mafioso legale, perché lo fanno a norma di legge, ma è uno scambio mafioso, tanto diverso da come agisce la mafia e le
la criminalità organizzata nel mondo, e quindi questi qua governano col 20%. E c'è gente che spende 12.000 euro di campagna elettorale per prendersi poi lo stipendio, no? Perché ragionano così. Io credetemi, cioè, per me tutta l'esperienza che ho fatto da candidato, sindaco e quel che vuoi, mi ha fatto un danno economico enorme. Ho fatto delle rinunce personali per qualcosa di più grande, più importante di me, che la libertà e la democrazia. Ho rinunciato economicamente, perché ovviamente sono libero professionista, un ingegnere, ho una professionalità che sicuramente paga meglio che andare a fare il consigliere comunale. Eppure lì c'è gente che è disposta a tutto. Vabbè, lasciamo stare. Ma anche se fossi parlamentare, a me non me ne frega, non mi interessa. Per me la coerenza vale più di tutto. Questi invece sono disposti a tutto, vendono l'anima piuttosto. Una volta sono seduti lì, dicono sì a tutto. Dov'è la coerenza? Dov'è la coerenza politica? Cioè, non sorprendiamoci però, che dopo non possiamo nemmeno lamentarci. Perché ieri a dare supporto a Marco Bertalli fuori da Trieste, dove erano le 4.000 persone che ci hanno votato? Non è soltanto un voto di delega, altrimenti, cioè, io sto a casa e festa finita, perché se dobbiamo andare a fare i martiri e le persone coerenti poi non vengono nemmeno supportate sul campo e vengono lasciate sole, cioè lì quotidianamente, da quando almeno sono stato arrestato, dovrebbero esserci 4.000 persone al giorno sotto il palazzo del potere del Consiglio Comunale a manifestare. Hanno tolto non tanto Augurossi, hanno tolto la rappresentanza politica di una persona, quello che succede, ad esempio quello che è successo a Sara Cugna, una parlamentare della Repubblica, non gli hanno permesso di votare il Presidente della Repubblica. E dove c'è? Non c'è stato supporto popolare, è inutile stare lì a parlare, per quello io non ho fatto nemmeno tanti video in questo periodo, perché non sono uno sciacca, perché anche lì, nella parte, come adesso ne approfitto anche per parlarvi del libro di Emanuele Franz. Sì, bisogna anche agire, se no stiamo qua a far chiacchiere, a fare i soliti salottini, a raccontare praticamente le cose dall'altra parte senza mai agire di conseguenza. Ma ci vuole invece una coerenza. Tutti i giorni, non sarò io, cioè ognuno porterà il suo esempio avanti, ma non sarà una persona in particolare a liberarvi. Non, è un potere tanto grande, ma non è impossibile da sconfiggere, lo si fa tutti insieme. C'è chi ovviamente si muove per primo, come sempre, ma poi pian piano dobbiamo prendere coraggio. Dobbiamo pensare che la libertà vale più di tutto. È inutile star lì a dire, boh, mi faccio il tampone o il Green Pass per 6 mesi, posso ancora lavorare per pagare il mutuo? Ma tanto, se continuiamo a legittimare tutto ciò, altro che possiamo pagare tutti i mutui che vogliamo, questi continuano a fare le loro riforme, stanno anche discutendo la riforma del catasto, ci porteranno via la casa. Poi ai nostri figli, alle future generazioni, la cosa più importante a cui dobbiamo lasciarli, prima del mutuo della casa, è la libertà, che non ha prezzo, non ha valore, la libertà. Per me vale più di tutto. Io sono disposto a perdere tutta la fisicità, ciò che non ha valore. Il vero valore, il vero tesoro è dentro di noi. Riusciremo sempre a uscirne fuori, come anch'io da questa situazione. Comunque, cioè, sto riuscendo comunque un minimo a lavorare da casa, nonostante mi abbiano precluso di andare in ufficio dopo avermi dato la possibilità. Vi racconterò anche di questo passaggio qua. Comunque, vorrei, ecco, questo è il libro di Emanuele Franz, un intellettuale friulano, che anche lui è stato, che gentilmente mi ha donato, mi ha mandato a casa, mi ha tenuto ovviamente co compagnia in qualche giorno con la lettura di questo bellissimo libro, nel cui riflessioni veramente mi riconosco tantissimo. Un intellettuale che per il coraggio delle sue idee è stato negli ultimi 2 anni perseguitato, minacciato, anche picchiato, gli hanno messo le mani addosso. Solo perché non si è piegato al pensiero unico. Prima era super amato da tanti, tanti convegni nei vari comuni della regione, ha organizzato anche cose importanti. Dopodiché, nel momento in cui, questo è il secondo libro che ha scritto in 2 anni, ha scritto anche Io nego, a inizio, diciamo, nel 2021, quest'anno ha scritto Io nego ancora, dove ovviamente
tratta con più forza anche le idee che aveva già, di cui aveva già discusso in un altro libro, e racconta anche quello che ha subito, no? Quindi è stato messo alla gogna, e quello che è toccato anche a me, è toccato a tanti di noi, tutti quelli che hanno alzato la testa, prima erano magari tanti amati da varie associazioni, gruppi, per quello che facevano dal basso, poi nel momento in cui hanno alzato la testa e hanno espresso le loro idee riguardo al discorso della dittatura sanitaria, sono stati perseguitati, minacciati e messi al bando. Vi leggo un estratto, ecco, di questo libro, che è proprio la pagina 7 all'inizio, che va un po' al punto di quello che ho detto in questi primi minuti. Questo primo capitoletto si chiama L'uomo, il tempo e la sua aspirazione. Ecco, ascoltate bene. Le azioni dell'uomo si realizzano nel tempo, in base alle intenzioni che egli mette in atto per realizzarle. Queste intenzioni, dunque, sono funzioni temporali. Un viaggio, un acquisto, un lavoro, creare una famiglia sono obiettivi che, per l'uomo medio, implicano l'arco dei decenni. Un uomo lungimirante costruisce dei progetti per i suoi discendenti, prolungando così la funzione temporale delle sue intenzioni oltre il secolo. I grandi uomini superano finanche i vincoli dei loro congiunti e pensano progetti destinati al loro popolo intero, immaginando che le loro azioni si compiano e abbiano riverberi nei secoli venturi. I profeti, poi, arrivano a operare e pensare per l'umanità intera, concretizzando le loro intenzioni nei millenni. Unità di misura questa che difficilmente l'uomo comune immagina, essendo impegnato nelle rate mensili della sua auto nuova. Ebbene, le mie intenzioni e i miei progetti trascendono i millenni, arrivano a ere e perfino agli eoni. Ecco, sposo pienamente questo pensiero di Emanuele, anche il mio pensiero, che mi porto nel cuore, nella mia azione quotidiana, politica, di miglioramento del mondo. Non possiamo pensare al mutuo o alla rata della macchina, ma che ce la portano via, vaffanculo, che ci portino via quello che vogliono, la casa, la macchina, ma mi portate via la mia umanità, la mia libertà, non me la portate via. Dovete farmi fuori, potete arrestarmi, tenermi in casa sotto sequestro, quello che volete, ma la mia libertà e la libertà delle mie idee non me la portate mai via. E dobbiamo costruire un mondo per le future generazioni, per l'umanità intera, avere un pensiero un po' più ampio, uscire fuori da questo egoismo neoliberista che ci hanno iniettato nei cuori fin da piccoli. Basta, è insopportabile. È insopportabile continuare a vedere tanta indifferenza. Questi qua, non so. Cos'altro devono farci per farci dare reagire? Stiamo continuando a subire. Io non sto nemmeno qui a perdere troppo tempo a continuare a fare, cioè non sto qui nemmeno a speculare. Potevo fare un video al giorno come fanno tanti e stare lì a prendere visualizzazioni, mangiare sulle visualizzazioni, non è quello il mio obiettivo. Che senso ha star lì a parlare senza poi agire? Quindi, veramente, l'appello che faccio a tutti voi, quello di cercare di trovare dentro di voi la forza, il coraggio di lasciarvi, di liberarvi da queste catene che ci hanno messo addosso. Tanto prima o poi ci sarà una resa dei conti. Chi ha anche ceduto al Green Pass da guarigione, sì, gli dura 6 mesi. Questi qua hanno costruito qualcosa che non finirà domani. Adesso hanno liberato i recinti, ma prepariamoci a ottobre, quando uscirà qualche nuova variante. Ma prepariamoci anche al 2025, che già progettano il virus PARS, e non sono un profeta, ci sono documenti anche su quello. Allora, c'è un'agenda politica che va fino al 2030. Sapete benissimo che io su questo tema qua mi sono esposto il giorno stesso del decreto Conte, ho preso merda, da 2 anni che prendo merda, subisco minacce di morte, infamie, la stessa sorte è toccata a Emanuele Franz, è toccata anche a me. Chiunque comunque si è esposto nel piccolo, nel grande, ha subito ritorsioni. E delle ritorsioni che sto subendo sono anche giudiziarie, perché in questi 2 mesi di prigionia mi hanno, oltre a venirmi a suonare la notte alle 4:30 tutti i giorni, adesso hanno un po' rallentato, non vengono più tanto, hanno capito che io di certo non gli do la soddisfazione di farmi dare evasione per poi ripartire da zero con gli arresti domiciliari. Quindi sto tranquillo a casa, lavoro, studio. Mi prendo un po' di tempo per me stesso, finalmente ho trovato anche il tempo per leggermi tanti libri che purtroppo quotidianamente nell'azione politica in questi mesi
sul campo, non ho potuto leggere, quindi mi sto prendendo anche il tempo per me stesso e per il mio lavoro, però in questi 2 anni me ne hanno combinati tutti i colori, cioè la legge è uguale per tutti, ma dove? Ma dove la legge è uguale per tutti? Ma anche l'azione della polizia è uguale per tutti, ma dove? Ma dove? Cioè, anche il fatto di venire a controllare una persona come me quotidianamente, 2 o 3 carabinieri, la polizia, alle volte sono state anche 2 o 3 volte in un giorno. Ma andate a cercare chi ruba nelle case, chi fa cose gravi, che ovviamente quando qualcuno chiama che vi rubano nelle case, vengono dopo mezz'ora, dopo i fuochi, non fanno partire nemmeno una cazzo di indagine. E di storie ne ho tante così. Ma in questi 2 anni hanno ammazzato la gente negli ospedali, io ho conosciuto le storie di persone che le ho incontrate, ho dedicato a loro del tempo. Hanno ammazzato una persona all'ospedale in cui sono nato, nell'indifferenza generale. Sono stati omicidi di Stato questi qua. Siamo anche troppo calmi, troppo pacifici, eppure ci etichettano come violenti. Quello sto subendo io ormai da episodi di settembre con i carabinieri, no? Che mi hanno mandato lì il plotone di esecuzione, volevano farmi fare la fine di Cucchi. Per fortuna sono riuscito a farmi portare via dalla polizia, nonostante... Sì, che me ne frega... Tanto sono vivo, perché lì dentro, in quella caserma dei carabinieri, c'erano tanti, 2 o 3 che erano una decina a avermi accerchiato e c'erano 2 o 3 che mi guardavano col sangue negli occhi. Per fortuna la polizia che mi ha accompagnato lì ha parlato con qualcuno e mi hanno messo un carabiniere buono a tenere le cose molto calme. Ma quello che mi è successo nel comando di polizia municipale. È una cosa che forse capita, non so, nei peggiori regimi sudamericani, cioè una cosa veramente oscena. Sono stato preso per il collo, strangolato e mi imputano a me che ho usato la violenza contro di loro. Ma stiamo scherzando? Adesso vediamo il video, perché chi non l'ha visto deve guardarlo. Guardate con i vostri occhi. Resistenza pubblico ufficiale, ma dove? Guardate, adesso vi faccio vedere. Sì, penso tanti di voi l'abbiano visto, ma riguardiamolo tutti insieme. Guardiamo. C'era una commissione in corso. Ecco, si era riformato il gruppetto di commissari che se ne erano andati fuori. Io ovviamente l'avevo aspettati. Io avevo già firmato un registro, ero presente, sono stato accerchiato da 4 agenti di polizia, chiamati da una parte politica, quella di Fratelli d'Italia, quelli che sono contro il Green Pass. Mi hanno accerchiato, mi hanno minacciato anche. Ero nel pieno delle mie funzioni istituzionali, ero un pubblico ufficiale nel pieno delle funzioni istituzionali. Glielo faccio presente. Ecco, quello lì che parla, mi ha messo le mani addosso, mi ha tirato un pugno nel braccio, mi ha spaccato l'asta da selfie, gli hanno sequestrato il cellulare durante quei momenti lì. In caserma mi hanno pestato ulteriormente, mi hanno ammanettato in caserma quando mi hanno portato via senza manette. Mi hanno negato l'assistenza sanitaria. Ecco, vedete, ecco, poi questa è la prima parte. Poi lì il video. Qua mi hanno rubato il cellulare. Mi hanno buttato a terra. Ginocchio sul collo per soffocarmi. Io sono il violento? Io sono il violento, no? Guarda, vi leggerei, ma perderemo troppo tempo. Vi faccio un riassunto di quello che ha scritto il GIP. Ecco, la mia borraccia dell'acqua da selfie, no, scusate, la mia borraccia d'acqua, rivestita in sughero, e il bastone dell'asta da selfie, che vengono addirittura configurate come armi. Ma è tutto scritto, solo qua. Come armi? Ma stiamo scherzando? Che le uso sempre. Allora, adesso chiunque ha un bastone dell'asta da selfie è una persona armata e pericolosa. È una borraccia d'acqua della flasca? Che la comprate nei negozi biologici, alla Natura Sì, in tanti negozi.
una bottiglia di vetro rivestita in sughero con dentro l'acqua e il tappo in sughero. Addirittura le agitavo, no? Scrivono. Beh, niente, comunque 4 ma 9 maggio sarà l'udienza del primo processo, ovviamente anche qua tempi rapidissimi, siamo già a processo. Io per fatti in passato in cui ho subito dei torti, dopo 4 anni ancora non avevo avuto giustizia, ho dovuto ritirare la denuncia perché ormai avevo speso più di avvocati che per avere la mia giustizia in questo fottuto paese di merda, perché non so altro cosa dire, perché è un paese veramente allo sfascio, schifoso, perché la legge uguale per tutti, mi viene il vomito leggere lì in quella aula di tribunale la legge uguale per tutti. Ma dove? Che c'è Davide Rossi che sta ancora aspettando giustizia, buttato giù dal palazzi del potere della Monte dei Paschi di Siena. Hanno insabbiato tutto, PM, giudici, poliziotti. Dopo 7-8 anni ancora non sa nulla. Cucchi ha avuto, la famiglia di Cucchi ha avuto giustizia dopo non so quanto tempo. È andata bene a due o tre carabinieri, hanno preso anche pochi anni. Tra un po' lo sto subendo più io, da presunto innocente, 3 mesi. Andate a vedere la storia di Licio Gelli, il capo della P2, la massoneria segreta che ovviamente ha radicato tutto l'apparato di potere nel nostro paese. Condannato, dopo un giorno fuori per questioni sanitarie e fisiche. Mi hanno revocato con questo documento, vedete, omissis, hanno nascosto le motivazioni senza dire nulla al mio avvocato, non hanno notificato nulla al mio avvocato, sono venuti alle 10:20 di sera. Dopo che mi hanno dato il permesso almeno di andare in ufficio a lavorare, adesso mi tocca lavorare da casa, ma la possibilità di andare nel mio ufficio dove ho i miei documenti, i miei libri, dove posso anche continuare a formarmi, a studiare, quindi loro mi stanno facendo anche un danno. Cioè, comunque, come posso dire, professionale, di andare in ufficio dove sono soltanto io, in ufficio, me l'hanno negato, nascondendo le motivazioni. Ditemi se non è un comportamento infame questo qua. Perché? Perché mi concedi dopo nemmeno 2 settimane mi revochi, nascondendo le motivazioni, senza notificare nulla al mio avvocato? Ma dove siamo? Poi ogni giorno. Sembra suono il campanello e mi notificano una cosa. E qua mi hanno notificato l'ingiunzione di pagamento finalmente delle multe per mancanza di mascherina, eccetera, eccetera. Quale adesso facciamo? Abbiamo già fatto ricorso al giudice di pace. Poi, sì, mi è arrivato anche questo per fatti del. Ho perso fatti del 30/10/2020 a Udine, cioè sapete quando giravano quelle manifestazioni, volantini, robe che poi la gente si trovava in piazza? Niente, io e qualche altra persona abbiamo preso parola senza megafono, senza cassa. Abbiamo detto: guardate, domani c'è la manifestazione è autorizzata, vediamoci lì. Poi, cioè, avevamo detto anche due o tre pensieri, ma questi decreto penale di condanna, ma poi ovviamente siamo già opposti. Dopo un anno me lo fai arrivare, guardate caso quando sono agli arresti domiciliari. Decreto penale di condanna in cui ovviamente scrivono articolo 18, seconda parte, regio decreto, quindi un regio decreto fascista. Sono dei fascisti e lo scrivono anche, sono dei grandi fascisti questi qua. Del 1931, perché senza essere i promotori prendevano la parola durante la riunione tenuta in Piazza Libertà in Udine, alla quale partecipavano circa 150 persone. Ma adesso non si può nemmeno parlare in piazza. Ma stiamo scherzando? E cose di questo tipo me l'hanno imputato spesso. Scusate, sono un po'. Bevo un po' d'acqua. Ah, non c'ho ancora la mia borraccia che mi hanno rubato perché è sparita, il bastone da selfie spaccato e sparito, e la sacca della borraccia. Vorrei capire che fine ha fatto. Bene, ovviamente questo. Poi sì, poi c'è il signor Montrone, il PM, quello famoso che mi ha chiesto un anno e 6 mesi nel primo processo,
Non gli basta. Adesso con le stesse accuse, oggi l'hanno notificato al mio avvocato, con le stesse praticamente configurazioni, basta estrapolare le stesse frasi che ho detto, le stesse cose che ha già citato al primo processo, con le stesse adesso mi imputa oltraggio a pubblico ufficiale e anche poi di non aver dato legionalità. Ma ragazzi, sono i video, sono... ho la testimonianza del poliziotto che ha detto che io mi ero stato identificato. C'ho il video in cui al primo minuto in cui arrivo lì c'è un carabiniere che mi chiede chi sono, gli dico chi sono e non mi chiede più niente. Poi alla fine do anche le mie giornalità complete. Ma non mi chiedono le giornalità, mi volevano i documenti, io non sono tenuto a darli nemmeno a portarli con me, io ho dato le mie giornalità complete. E sapevano benissimo chi fossi. E non, per non contento questo Mondrone che con me è così veloce il Mondrone a arrivare a fine indagine, avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione sul diritto di difesa. Questo mi ha notificato e poi mi ha notificato anche questo qualche giorno fa, in cui mi imputa, sempre anche qua, oltraggio a pubblico ufficiale e l'81. Cioè, hai capito? Questi qua vogliono farmi passare per il recidivo, per il cattivo. Vogliono rendermi incandidabile perché forse hanno paura che una persona libera potrebbe arrivare ai piani alti delle istituzioni. Ma tranquilli che a me, io non venderò mai la mia libertà, la mia dignità per una poltrona. Se questo vogliono rendermi incandidabile, ma va bene, cioè non è un problema per me. Che facciano quello che vogliono. Prima o poi la giustizia dovranno pagarla a caro prezzo, perché è sempre stato così in tutti i regimi del passato. Vi ricordo che fine hanno fatto i vecchi fascisti, a fine, quando hanno perso la situazione, è scappata la situazione di mano, o i nazisti. Prima o poi la giustizia arriverà per tutti. E anche qua va a contestarmi perché ho detto banda armata di pagliacci, visto che state eseguendo ordini costituzionali legittimi, per me siete al pari dei nazisti, siete una banda armata di criminali. Ma ragazzi, io in un anno... Per questi sono episodi dell'aprile del 2021, che ho i video, perché io mi ho registrato sempre tutto, sono andato a vedere in 3 settimane, 4 sit-in, ogni sit-in avevo 8-9 della Digos ad accerchiarmi a fine sit-in per dirmi di multarmi per la mascherina quando io avevo anche un'esenzione medica. Porca miseria, ve la faccio vedere. Ma il punto è che non me la contestavano nemmeno sul momento, a parte una o due volte. Mi faranno arrivare la multa a casa, ma per cosa? Perché, non si può, perché mi contestano perché ho detto state agendo in forza di legge autorità. Ma sì, cioè, dovrò sapere in che legge sto violando. Se non mi dici nulla, come faccio a contestare la cosa? Ti farò la multa per la mascherina, ti arriverà la casa, ma fammela adesso, mi dovrai verbalizzare sul momento? No, per ragioni di ordine pubblico. Ho il video, ma dove sono le ragioni di ordine pubblico che non c'era più un cane intorno a noi? Ovvio che dopo che mi hanno chiuso in questura a Udine. Mi hanno seguito ovunque andassi. Addirittura un giorno ho subito multa per la mascherina. L'hanno fatto dei video a distanza. La mattina quando sono andato a dare supporto a un comitato locale qua a Udine contro un'ecopazzola che volevano realizzare nel quartiere est di Udine. Il quartiere Aurora di Udine e lì ho saputo che c'erano una pattuglia di Digos che girava per il quartiere e cercava me. Alla fine loro cosa hanno fatto? Sono messi in lontananza, hanno fatto un video, non so, con i loro potenti mezzi informatici. Dopodiché hanno notificato una multa per mancanza di mascherina quando eravamo comunque tutti all'aperto a distanza di sicurezza, solo a me. E dovete immaginare poi che una della Digo si è messa lì a guardare tutti i filmati per poi mandarmi, pensate, per mandarmi la multa a casa. Pensate lo spreco di energie e risorse per queste cose. Se non è persecuzione politica questa, cos'è? Cos'è? Interessa farmi la multa per la mascherina? No, è persecuzione politica perché il pomeriggio sono venuti in centro a Udine, in Piazza San Giacomo, dove avevamo un banchetto, eravamo 4-5 del 3B che magari parlavano con qualcuno che arrivava, sono messi lì appostati con una macchina accesa per 3 ore, in tre dentro, col video, a farci il video, per poi farci la multa a casa della mascherina. Ma vieni semplicemente lì, apri la tua, quella cazzo di porta, portiera, vieni al banchetto, mi fai Ugo Rossi,
vi verbalizzo una multa per la mascherina. Benissimo, le prendo come questi 30.000 euro che ho preso in 2 anni. Non ho problemi, le accetto in maniera pacifica come ho sempre fatto. Ma questi agiscono così proprio da infami, sono andato per fare terrorismo psicologico, per opprimere il dissenso, per fare quello che hanno fatto a Trieste. Hanno interdetto una piazza. Anche dopo che è stata praticamente aperta la possibilità nuovamente di fare le manifestazioni dal 31 marzo, il Trevi ha organizzato una manifestazione in Piazza Libertà, in Piazza Unità, Piazza Grande, o meglio, Piazza Grande di Trieste, pertanto conosciuta come Piazza Unità d'Italia, contro ovviamente le questioni ormai che conosciamo. Oh, il prefetto ha fatto un nuovo decreto prefettizio per interdire nuovamente la piazza, tutte le piazze del centro. Ma fatto perché, motivando perché, perché era una manifestazione no Green Pass e no Vax. Ma stiamo scherzando? Ma basta! Ci hanno pestato nel porto, anche lì mi hanno avviato dei procedimenti penali a me, che ero uno dei tanti partecipanti. Cioè, mi imputano anche quando non organizzo nulla. E ci hanno pestato, hanno buttato gli idranti e i fumogeni contro donne e bambini. Hanno represso il dissenso in tutti i modi. Hanno mandato gli impostori a cercare di de deviare il dissenso, come è successo a Trieste, con Puzzer e con altri. Purtroppo tanti ci sono cascati e io che avevo detto la verità in diretta nazionale sono stato anche attaccato a mezza Italia per questo. Ma poi la verità, come vedete, verrà sempre fuori. Niente, ma non è finita qua, vabbè. Questo è un avviso orale del questore che mi aveva notificato un po' di mesi fa. Me l'aveva notificato il 17 novembre, dove addirittura mi dice che io sono una persona pericolosa, che va contro l'ordine costituito. Praticamente ti avvisa, ti sta. Questi sono questi sì, avvisi orali si chiamano. È un atto che solitamente si fa verso persone veramente pericolose, che disturbano, stalker, gente che fa cose pericolose nelle città. Niente, così ti avvisano che dopo potrebbero sfociare in cose peggiori, no? Ovviamente il ricorso al TAR è ancora fermo. Allora, è bello che la mia denuncia contro i carabinieri è stata data a chi? Indovinate a chi? Chi l'ha presa in mano? Il signor Montrone, il PM che mi hanno messo alle calcagne, che mi hanno sguinzagliato alle calcagne e che mi continua a mandare procedimenti penali uno dietro l'altro in 02, quando dopo 2 anni e mezzo Montrone ancora non è riuscito a trovare la verità sui fatti della piscina terapeutica di Trieste. Parlo principalmente a chi è di Trieste. Sapete che la piscina terapeutica di Trieste, un servizio pubblico è stato interrotto per un crollo del tetto, per mancate manutenzioni. Ci sono 17 indagati, stranamente nessun politico, quando almeno la politica dovrebbe essere responsabile almeno della manutenzione delle cose. Dov'era il sindaco a controllare? Però si lavano tutti le mani. Stranamente, beh, ci sono 17 indagati. E dopo 2 anni e mezzo ancora non c'è una chiusura di indagini, non siamo arrivati a un processo. Perché così lenta? Perché così lenta per una cosa così importante e così veloce con me? Con me ha chiesto la direttissima, in 3 mesi mi ha portato a giudizio, mi ha chiesto addirittura 1 anno e 6 mesi senza condizionale. Per fortuna almeno quello il giudice non l'ha approvato e mi ha dato 5 mesi. Adesso siamo in fase di appello e ha poi ovviamente archiviato la mia denuncia contro i carabinieri. A chi l'ha andata? A lui. Ma dai, dov'è? Questa qua si chiama giustizia, ma fanno ridere, ma sono anche spudorati nell'azione. Sono spudorati. È pazzesco come riescano ad agire così. Ma dico, almeno fai la finta che fai un'indagine. Perché almeno il PM dovrebbe fare delle indagini in entrambe le parti e poi si va in un processo. Invece questi archiviano contro di te, ti perseguono penalmente. Fanno di tutto e di più, ma io uscirò a testa alta. Non me ne frega niente delle vostre accuse, potete anche imputare l'ergastolo. Tanto la gente sa qual è la verità. E voi siete gli infami, siete delle persone messe lì dal potere, arriviste,
Grazie alle vostre segnalazioni, ma ce lo racconta anche il signor Palamara, un PM, no, un magistrato, è stato anche un ex presidente dell'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, che ha raccontato come funzionano le correnti di potere, no? Ma che sia la magistratura, che sia le istituzioni, i vertici di polizia, dei militari, come potete vedere, leggere in questo libro, Io sono il potere, i ministeri. I capi di gabinetto, no? Questo è un libro scritto da un capo di gabinetto in maniera anonima. Funziona tutto per segnalazioni, se la giocano tra di loro. È un sistema proprio meschino, non c'è la meritocrazia. Vanno avanti chi esegue gli ordini, fa carriera chi esegue gli ordini, se ne stanno tutti zitti perché sono dei carrieristi. E non mi fate paura. Mi date ancora più forza per andare avanti in questa lotta per l'umanità, per la libertà. Intanto salviamo il nostro paese, poi pensiamo al resto, ma non possiamo continuare a subire tutti questi torti. È palese, cavolo, è palese. È palese quello che fanno. C'è una giustizia a due misure diverse. Cioè, quando devono distruggere una persona, si accaniscono. In un mese, cioè in 60 giorni che sono qua gli arresti. Mi hanno notificato di tutto e di più. Ma perché non siete? A me va benissimo, potete notificarmi quello che volete, datemi tutte le imputazioni che volete, ma a me non siate così celeri, celeri e veloci per le cose importanti che riguardano la società. Non è possibile che io sono qua dopo 68 giorni e uno che pesta una ragazza, l'ex compagna, a Trieste, è successo qualche giorno dopo che sono stato arrestato. È fuori. Per lui non misure cautelari, ma stiamo scherzando? Dove sono tutti quelli che si riempiono la bocca con violenza sulle donne, eccetera, eccetera? Dove sono i perbenisti della sinistra, no? Del Consiglio Comunale? Dove sono? Tutti zitti, addirittura mozioni di sentimenti contro di me. Tutti che mi accusano di essere violento, ma state scherzando? Intanto state scherzando, le denunce le farò partire contro tutti di voi, tutti quelli che mi hanno calunniato, poi tanto si sa, le archiveranno, ma io spero ancora, io credo ancora in quei magistrati come Imposimato, come Falcone e Borsellino, che ci sono tutt'oggi in Italia. Spero che qualche pratica arriverà a uno di loro. Sarà difficile perché tanto se funziona come funzionano i ministeri, praticamente comandano. Non comandano nemmeno i magistrati e i PM, comandano uomini che sono dentro le istituzioni, che spostano, fanno arrivare ovviamente il tuo fascicolo a chi è in mano, diciamo, chi è controllato dal potere. E quindi dubito che metteranno il mio fascicolo, ma un fascicolo di Ugo Rossi, a qualche PM o qualche magistrato che può fare il suo lavoro dignitosamente. No, lo mettono a personaggi come Montrone. Come Montrone, ma che tanto nelle sue azioni si sta già dimostrando chi è. Per la piscina terapeutica, dopo 2 anni e mezzo ancora non si sa niente. Per Ugo Rossi, processi per direttissima, chiusura indagini in 08, tutto contro di me, ma tranquillo, Montrone. La giustizia ci sarà, meno, sicuramente la giustizia divina ci sarà, quindi tu dovrai fare i conti col tuo karma, tranquillo. Vabbè, questa è la situazione. Quindi in questo periodo non ho potuto sì, essere costantemente collegato, anche perché comunque mi sono dovuto anche rimboccare le maniche, lavorare, almeno quello non manca, diciamo, la possibilità di lavorare da casa e la mia professionalità è quella a prescindere, ecco, dall'attività politica, quindi vi ripeto. C'è gente in consiglio comunale a Trieste che per 1000 euro aspetto 12.000 euro di campagna elettorale per prendere 300 voti e essere lì. 1000 euro sono tanti per tante persone, certamente. 1000 euro al mese non sono pochi visto i tempi. E c'è gente disposta a tutti per mantenersi quello scranno. E ovviamente su di me hanno meno potere contrattuale perché ho la mia professionalità e sinceramente, anzi. Guadagno di più se seguo il mio lavoro, le mie cose. Ed è il ragionamento che fanno tanti. Perché devo compromettermi? Perché devo farmi nemici? Perché devo rischiare quello che rischia Ugo Rossi? Purtroppo qua bisogna rischiare. Qua bisogna mettere in gioco tutto. Tutto quello. Io non ho paura. Mi rialzerò sempre.
Perché non ho paura di sporcarmi le mani nella terra. Io vado domani a zappare la terra e l'orto, mi prendo un pezzo di terra, mi stacco da tutto, è festa finita. O comunque ho la mia professionalità, sono super ricercato, perché mi sono fatto un mazzo così. Cioè, al posto di farmi la guerra, lo Stato dovrebbe dirmi grazie che posso lavorare e cioè far crescere il paese. No, invece mi tengono qua gli arresti domiciliari, mi bastonano. E va bene, se pensano che otterranno qualcosa, tutto ciò gli si torcerà tutto contro, ne sono sicuro. Ovviamente sapete benissimo, mi hanno sospeso applicando la Severino. Andate, chi volesse la può andare a leggere, la legge Severino. Ho qua l'atto del prefetto, anche lui sempre rapidissimo nei miei confronti. Oh, e pure verbali di pronto soccorso, ci sono i video, c'è un minimo, almeno un due righe a favore di Ugo Rossi. No, no, tutto contro. Cioè il GIP, il PM, tutto contro, sono proprio imparziali al 100%, spudorati al 100%. Ecco, questo è come il documento. Ecco, sì, del prefetto. Sì, visti gli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235, quindi decreto legislativo 235 del 2012, la cosiddetta legge Severino, dichiara l'intervenuta sospensione opens legis di Ugo Rossi, sopra generalizzato, dalla carica elettiva ricoperta dal Comune. Quindi vengo sospeso. Perché ovviamente loro utilizzano il comma 2 dell'articolo 11 della legge Severino, dove si parla degli arresti domiciliari, no? Però vabbè, dovrebbe esserci una continuità con l'articolo 1, no? A rigor di logica, in cui si parla di reati di mafia, corruzione, tangenti. Ma siete vergognosi! Cavolo, abbiamo i consigli comunali, regionali. Il Parlamento pieno di gente pregiudicata, gente che si è venduto l'anima al demonio, che ha tradito il popolo, ha fatto tutte le peggiori schifezze, e com'è la legge Severino applicata il giorno stesso dell'ordinanza del GIP e degli arresti domiciliari, con una velocità impressionante. La legge Severino, ma stiamo scherzando, con una presunta resistenza pubblico ufficiale, mi parlano di recidiva che non c'è perché l'altro processo ancora non è finito, siamo in appello. Sono ancora un presunto innocente, signori. Eppure per me è tutto recitivo. E qua recitivo che. Cioè, questo veramente Montrone fa ridere. Ma come fai a parlare di recidiva, di oltraggio pubblico ufficiale, se non c'è ancora un processo? Allora abbiamo già fatto il processo. Lui fa partire, chiude le indagini preliminari, mi imputa oltraggio pubblico ufficiale. Allora sono recitivo, secondo lui, senza un processo. Ma dovrebbe tornare a studiare questo personaggio. A tornare a studiare, ma come l'ha presa? Come è potuto entrare a fare il suo lavoro che sta facendo questo Montrone? Recidivo io che non c'è ancora un processo e una sentenza nemmeno di primo grado di oltraggio pubblico ufficiale mi parla già di recidiva, ma stiamo scherzando. Comunque, adesso per quanto riguarda la sospensione del prefetto, a giorni dovrebbe arrivare almeno un riscontro da parte del giudice di pace, che ha in mano il nostro ricorso contro quest'atto vergognoso. E quindi, cioè, per assurdo, mi stanno tenendo dentro con una legge pensata per reati di mafia e corruzione, ecco. Cioè, non mi stanno, mi hanno sospeso dalla carica di consiglio comunale utilizzando una legge pensata per reati di un certo tipo. Adesso, quello che accadrà è che il 9 maggio ci sarà l'udienza per quanto riguarda questi fatti del 4 febbraio, ovviamente dal primo grado del Tribunale di Trieste non mi aspetto nulla, visto come si sono comportati fino adesso, come si sono comportati nel primo processo, altro che legge uguale per tutti. E sicuramente forse la giustizia potrà arrivare al secondo o terzo grado di giudizio, ma noi ricorreremo, faremo tutto fino alla Corte dei diritti umani di Strasburgo, non ci fermeremo e non abbiamo sicuramente paura di loro. A regola il 4 maggio dovrei essere liberato e spero anche di tornare in carica il quanto prima. E questa è la situazione, quindi continuano a mandarmi multe per mancanza di mascherina, le solite cavolate, continuano
a notificarmi i procedimenti penali, a fare questi giochetti sporchi, no, perché anche il discorso della revoca della possibilità di andare in ufficio, mi hanno concesso di poter portare fuori il cane nel giardino condominiale, anche lì una cosa vergognosa, cioè mi concedi 3 volte al giorno per un totale di la mattina 20 minuti, poi il pomeriggio 30 minuti e poi la sera un quarto d'ora il cane nel giardino condominiale. Per fortuna ho qualcuno che mi porta almeno a fare una passeggiata, qualche caro che mi porta a fare la passeggiata, ma stiamo scherzando, nemmeno il cane fuori posso portare. Bene, al lavoro mi hanno revocato la possibilità di andare al lavoro, ma insieme al discorso del lavoro c'è anche la questione della spesa, no? Quindi io attualmente sono bloccato da 2 settimane, non posso andare a fare la spesa perché siccome c'era scritto che ovviamente nel tragitto per poter andare al lavoro a Fagagna, dove c'è l'ufficio, un ufficio che c'è un contratto anche regolare, tutto. Pensate che sono andati a chiamare l'imprenditore che mi ha affittato l'ufficio per fare le indagini. Ma che indagini? Sono venuti a vedere a casa se avessi il cane. Che ho detto, in quel momento non ce l'avevo perché con i miei genitori, visto che ancora non avevo il permesso di portarlo fuori. I miei genitori me l'hanno riportato a casa, adesso il cane è con me. Comunque, mi hanno, quindi il discorso della spesa, attualmente stiamo ancora aspettando come posso andare a fare la spesa perché non vorrei che mi fregassero, no? Cioè, che mi revochi la possibilità di andare in ufficio, ma se con la possibilità di andare in ufficio c'era anche scritto che potevo andare a fermarmi a fare la spesa nel tragitto, qualcuno forse vuole fregarmi, vogliono farmi commettere evasione in modo da riazzerare gli arresti domiciliari, perché a questo punto la penso così, ma noi siamo più furbi sicuramente di loro. Bene, siamo qua, 68esimo giorno di prigionia da innocente, continuano ad attaccarmi in tutti i modi, per fortuna, e vi ringrazio, della vostra vicinanza, sia emotiva, sia delle persone care, degli amici, di chi mi scrive e con cui sono in contatto da mesi, mi state dando comunque un grandissimo supporto umano e vi ringrazio con tutto il cuore, anche verso chi mi ha mandato delle donazioni tramite, sì, tramite bonifico e all'IBAN che c'è scritto nel posto, intestato al Movimento 3B, un partito che comunque mi sta dimostrando tutta la sua vicinanza e supporto per far fronte a queste spese. Vi dico la verità, mi hanno distrutto economicamente in questi mesi, ho dovuto far fronte a spese comunque anche sanitarie perché ho dolori fisici importanti già dal primo arresto, ovviamente sono peggiorati con tutta la violenza che mi hanno subito. Quindi ho dovuto anticipare spese legali, spese sanitarie, ho rinunciato a dei lavori nei scorsi mesi per poter fare campagna elettorale. E anche in questo periodo avevo in mano comunque dei lavori importanti, dei accordi che dovevano partire, ritornandomi agli arresti domiciliari, sto rinunciando a poter fare dei sopralluoghi, delle cose che a livello economico sì, mi porterebbero anche a fatturare e quindi mi devo accontentare con quello che posso fare da casa. Per fortuna comunque ho la mia professionalità che mi permette anche di continuare a lavorare in questa situazione. E quindi sì, per chi volesse continuare ad aiutarmi può bonificare o mandare via PayPal al Movimento 3B. E quale spese legali comunque sono importanti. Abbiamo fatto ricorsi sia alla sospensione del prefetto, ricorso al contro ovviamente il primo processo, quindi in appello. In più, ovviamente, qua stanno continuando a notificarmi decreti condanni e penali di condanna dopo un anno che sono stati emessi. Tutto adesso. Vabbè. Da un lato mi stanno anche tenendo impegnato, no? Perché mi sta passando più velocemente ovviamente questo tempo a casa, tra il lavoro e stare. Ormai è un secondo lavoro tenere la contabilità legale qua. E sto, quando finirà potrò iscrivermi a giurisprudenza, tentare anch'io la carriera, sa, legale, perché sì, comunque sto facendo studio sul campo. Che altro dire? Vi ricordo. Vi consiglio veramente il libro Io nego ancora di Emanuele Franz, un intellettuale che ha lottato molto in questo periodo, ha dimostrato la sua purezza d'animo e
veramente mi dispiace per quello che ha subito, ma lo capisco pienamente perché è la sorte che è toccata a tanti di noi che si sono esposti. Quindi vi consiglio di leggerlo e magari anche invitarlo, non so, nel vostro comune, sul territorio per trattare certe tematiche e fare rete e comunità. Ultima cosa, prima di chiudere, vi ricordo che ieri Marco Bertali, mio amico, il dottor Marco Bertali, amico e consigliere comunale, mio sostituto, è stato tenuto fuori per l'ennesima volta dai lavori del Consiglio Comunale, quindi non l'hanno fatto entrare perché è sprovvisto del marchio. Giustamente lui per coerenza non lo esibisce, anche a lui stanno facendo comunque partire precedenti penali, come a tutti quelli che hanno diciamo, fatto valere i propri diritti, sono i diritti umani costituzionali. E poi adesso vi consiglio anche un altro libro per capire anche meglio la situazione nell'Ucraina, false flag, sotto falsa bandiera, che sono poi i cosiddetti finti attacchi, come le Torri Gemelle, che poi danno la scusa per toglierci la libertà, no? Quindi con la paura si crea il pericolo, il nemico, si costruisce a tavolino. E poi ovviamente si interviene nei scenari di guerra, come gli americani hanno fatto in Iraq con le presunte armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, a esportare la loro democrazia, no? In Ucraina hanno fatto un colpo di Stato nel 2014, hanno finanziato i nazisti, dal 2014 c'è una guerra e oggi tutti scoprono la guerra in Ucraina nel 2022, dimenticandosi dello Yemen, dimenticandosi della Siria, dimenticandosi di tutte le guerre che ci sono tutt'oggi nel mondo, anche per la tecnologia. Nel Congo, nell'ultimo anno, 6 milioni di morti nel Congo, 6 milioni di morti. Diffondete questi dati. Nel Congo, 6 milioni di morti per le auto elettriche, per la tecnologia, i bambini che muoiono nelle miniere, 14.000 donne stuprate ogni ora, no, scusate, ogni giorno in Congo, 40 minimo, e 6 milioni di morti in Congo, tutti che ricordano soltanto l'Ucraina. Dove hanno finanziato un regime nazista, dove c'è un genocidio in corso da anni nel Donbass, dove Putin è intervenuto con determinazione per dire basta a queste schifezze, a quello che stanno facendo questi americani, che dobbiamo cacciare a calci nel culo dall'Italia. Basta, non le sopporto più queste basi, le voglio radere al suolo. Dobbiamo radere al suolo le basi americane, mandarle tutti a casa loro, a calci nel sedere a questi criminali che hanno fatto schifezze in tutto il mondo, altro che ci hanno salvato, ci hanno invaso e dal 47 hanno manipolato tutto in Italia. Andate a vedere cos'è la Gladio, i servizi segreti americani in Italia che hanno manipolato addirittura le prime elezioni, quelle del 47, storia quello che vi dico io. Potete documentarvi da soli. Le elezioni del 47 in Italia sono state manipolate dagli americani, devono vincere i socialisti e i comunisti. Mentre hanno finanziato la DC, la Democrazia Cristiana, che addirittura aveva pronta un esercito parallelo per intervenire in caso di guerra di vittoria dei socialisti e dei comunisti, e c'erano addirittura le navi americane al largo dell'Italia pronte al colpo di Stato nell'eventualità, perché ovviamente l'Italia non doveva avvicinarsi diciamo, alla Russia, all'Unione Sovietica, a livello di idea politica. Quindi dall'epoca hanno manipolato tutto, andate a vedere fino alla morte di Falcone Borsellino, la morte di Moro, le Brigate Rosse, i cosiddetti. Sono un po' la stessa storia dell'ISIS, no? I soliti false flag, le creano loro, no? Le Brigate Rosse sono state infiltrate dalla Gladio, hanno messo dei loro uomini all'interno, hanno iniziato a fare ovviamente le varie stragi per poi far partire tutta la narrativa della strategia d'attenzione, dare la loro soluzione, limitare le libertà. Uccidere magari persone, politici come Aldo Moro, grandi politici come Aldo Moro che avrebbero fatto il bene del nostro paese, fino a poi arrivare ai giudici come Falcone e Borsellino, perché ovviamente erano arrivati alla Gladio, non alla mafia. La mafia è un braccio di questo deep state che ci governa, di questi signori, di questi Rothschild, banchieri che ci indebitano da secoli ormai. Governano tutto nell'ombra. Siamo un po' alla resa dei conti. Infatti, nel libro di Ionego, ancora,
Franz, Emanuele fa delle belle riflessioni sul fatto che comunque dobbiamo vedere la luce. Quando c'è la luce vediamo tutto lo schifo, tutto il male viene messo in risalto, come in questo periodo. Tutti noi abbiamo fatto una scelta di coraggio nel non vaccinarci. Abbiamo detto di no a perdere la nostra umanità, in poche parole. Abbiamo detto di no a perdere la nostra umanità, siamo rimasti umani. E stiamo difendendo questa libertà con coraggio. Chi è più che meno, io non sono nessuno per giudicare, faccio il mio e ognuno fa il suo. Però quel 30% di popolazione che non si è iniettato nemmeno una prima dose segnerà un nuovo inizio per questo paese e per il mondo. Quindi siamo all'avanguardia per gli anni e decenni futuri. Dobbiamo avere uno sguardo, come vi ho letto prima in quel passaggio iniziale di Franz, uno sguardo lungimirante che va oltre le ere, gli eoni, costruire una nuova umanità millenaria, basata su veramente rispetto, la pace, sognare quella Kirghizia di Salvatore Agosti, no? Non so se avete letto, vi faccio vedere anche questo, il libro di Silvano Agosti, scusate, non Salvatore, sono un po' stanco, Silvano Agosti. Lettere dalla Kirghizia, dove lui comunque, sì, un libro in cui l'autore immagina di essere in Kirghizia e mandare lettere a casa e racconta come la Kirghizia, praticamente un mondo in cui, sì, una società in cui non sono armi, non c'è guerra, non c'è malvagità, in cui i bambini si educano da soli, non ci sono degli insegnanti lì a fargli eseguire ordini, sono loro che hanno la vita è la loro istruzione. Ecco, immaginiamo la Kirghizia, un nuovo mondo, un nuovo paese in cui la cooperazione, la felicità, il rispetto reciproco, lo spirito di comunità siano la base, ecco, umana di un nuovo, di una nuova rinascita. E questo deve contraddirci in tutte le azioni quotidiane. Tutti noi ogni giorno scegliamo se comprare su Amazon, dare potere a queste multinazionali che distruggono la nostra economia locale e che puntano tutto sui robot, sulla tecnologia, eludono le tasse di Lussemburgo, o andare al mercato, come comunque continuo a fare io ogni giorno. Ogni giorno, ogni settimana, in questo periodo va qualcun altro purtroppo a farmi la spesa e ringrazio i miei cari che mi stanno supportando in questo difficile momento. E lì scegliamo a chi dare potere, se Amazon o l'economia locale, scegliamo se produrre rifiuti o no. Quindi la scelta è nostra, basta di dare la colpa agli altri, dobbiamo essere responsabili. E dal piccolo cambiamo il mondo, quindi tutti insieme dobbiamo contribuire e fare la nostra parte per costruire un mondo diverso. Però adesso, cioè, non possiamo continuare a accettare e dare importanza alla rata della macchina, al mutuo, a qualcos'altro. Poi è inutile che lasciamo la rata, il mutuo, la casa alle future generazioni, ai nostri figli, se poi la portano via perché fanno una riforma del catasto e la dittatura europea diventa sempre più potente. Ci portano in Cina questi qua, ci portano a quella dittatura estrema cinese, quindi dobbiamo renderci conto che vale più la libertà da lasciare in eredità ai nostri figli e dobbiamo essere tutti disposti anche a non avere i soldi per pagare il mutuo. Chi se ne frega? Facciamolo in 10.000, in 100.000. Vediamo cosa fanno le banche con 100.000 persone che non pagano il mutuo. Perché non le fate lavorare? Perché per lavorare ci vuole il vaccino. Ecco, dobbiamo essere comunità e agire per il bene superiore, per il bene comune. Non possiamo continuare ad agire soltanto per il nostro piccolo interesse personale. Perché è quello che gli dà forza a loro. Loro vincono così. Perché loro sono molto uniti nella loro azione, sono pochi ma uniti, nonostante non la pensano magari allo stesso modo su tante cose, ma per mantenere il potere sono disposti a far tutto, a ammazzare gente, a imputare gli innocenti, a perseguitare le persone.
ammazzarle, perché voglio dire, cioè non c'è mai stato come adesso una strage di ragazzi giovani. Anche oggi ho letto un'altra sportiva di 27 anni morta. Ma qua ogni giorno muore un giovane, ma dove si è visto? Guardate caso dopo il vaccino, dopo la vaccinazione di massa. Beh, dai, è inutile che torniamo su queste tematiche, che tanto ce ne sono un sacco, ne parlano in continuazione. Emanuele Franz parla anche di questo, cioè di anche la finta opposizione, no? Cioè che poi è inutile stare lì a chiacchiera, pieno di personaggi che sono lì a sfogare tutti i giorni quello che non va, le cose che fanno, il governo cattivo, eccetera. Ma poi se non agisci, e agire vuol dire subire quello che sto subendo anch'io, delle ritorsioni importanti, sono soltanto chiacchiere, stiamo lì soltanto a sfogare e magari a far soldi sulle visualizzazioni, no? Potrei anch'io stare tutto il giorno a casa, approfittare di questa situazione in cui mi trovo da 68 giorni, ogni giorno stare lì. Ma no, non sono fatto così, non mi interessa. Cioè, quello che faccio lo faccio per un bene superiore. E purtroppo c'è chi lucra anche nel fare l'opposizione. Ci sono tanti impostori, eh? Abbiamo visto a Trieste, abbiamo visto tanti politici alla ribalta, Paragone l'ho conosciuto e ho visto chi è, già quando mi hanno cacciato dal 5 Stelle. Tutti zitti zitti. Dov'era? Adesso Italexit, ma fai ridere a mettere Italexit quando dentro il 5 Stelle, quando era il governo con la Lega, tutti e due avevano preso il voto per uscire dall'euro, dall'Unione Europea, te ne sei stato zitto un anno, poi te ne sei stato zitto un anno anche con il governo PD, astenendoti, sei stato fino alla fine dentro il 5 Stelle, come tutti quelli di Alternativa CEA, quelli ancora peggio di Paragone, perché quelli hanno votato tutti i decreti Conte, ci hanno chiuso in casa, hanno messo le mascherine. Adesso fanno i puri, ma vergognatevi. Sì, capite come sono maleontici a riciclarsi? Giocano sulla nostra memoria corta. Io invece mi ricordo tutto quello che hanno fatto. Questi schifosi. No, parlo anche dei nostri politici passati, traditori 5 Stelle, il PD, eccetera. Bisogna avere la memoria lunga, ricordarci quello dove ci hanno portato. E purtroppo ci sono tanti finti impostori, anche nella libera informazione cosiddetta, che sono lì a chiacchierare tutto il giorno, a mangiare sulle vostre visualizzazioni e poi non si agisce mai, non si fa nulla. Poi magari non danno spazio a chi, come me, porta avanti una politica coerente, perché tante volte ho avuto più spazio, dalla stampa di regime che comunque, meno male, cioè mi dà spazio tanto per attaccarmi, almeno mi danno visibilità alla nostra azione. Ma tante volte mi ha censurato di più la libera informazione. E guardate caso, anche lì danno spazio ad altri. Quindi, cioè, fidiamoci prima di tutto di noi stessi, della nostra libertà di ricercare la verità da soli. Non crediamo nei finti idoli, nei leader. Quello che è successo a Trieste con Puzzer è stato emblematico. È stato divinizzato dai media mainstream. Gente che gli è andata dietro. E sono riusciti a disinnescare una piazza potentissima come quella di Trieste, che ci siamo fatti un mazzo così, noi del Movimento 3V, l'Alister, Vivere e Sopravvivere, tante associazioni, organizzazioni che da mesi facciano manifestazioni ogni settimana, due o tre manifestazioni al giorno, fino alla campagna elettorale. Abbiamo creato un coordinamento, il coordinamento No Green Pass, in cui i portuali hanno il diritto dopo, quando abbiamo portato 40.000 persone al quarto, quinto corteo, hanno diritto i portuali. Puzzer, poi, che è uno dei portuali, un sindacalista dei portuali, ce l'hanno mandato per infiltrarlo e poi deviare e distruggere la protesta. Ha mandato via tutti da Trieste, quando stanno arrivando 100.000 persone. Se avessimo avuto 100.000 persone a Trieste, e la stampa stessa, perché c'erano anche i giornalisti che comunque sono dalla nostra parte, purtroppo ricattati come tanti di noi, di voi, ci dicevano: non andate via da questa piazza, ormai avete perso il porto, ma state qua. Se no ci mandano via. Loro volevano spegnere la piazza, gli dava fastidio accendere i riflettori su Trieste, anche per la questione del territorio libero, che Trieste è un territorio libero internazionale, quindi era un caso ormai internazionale. E poi niente, sapete com'è andata. Io addirittura a livello nazionale puntualizzato il fatto che non è la protesta dei portuali di Puzzer, ma era la protesta del coordinamento No Green Pass, quindi del Popolo Unito. Loro invece deviavano tutto su Puzzer perché volevano creare il personaggio e poi distruggerlo per deviarlo. Quindi l'ho chiamato l'operazione Puzzer, un'operazione di intelligence. Ho visto in questi mesi come la Digos, i servizi segreti operano
per distruggere la piazza, come avevano fatto anche nel 2013 col movimento Trieste Libera. C'erano 8-9 mila persone nelle manifestazioni, hanno cercato di... l'hanno infiltrata, l'hanno distrutto, hanno diviso il popolo. E continuano a operare così. Bisogna insistere, trovare anche nuove strategie d'azione. Però, prima di tutto, basta credere nei finti profeti, nei leader, credete in voi stessi e nelle persone giuste, almeno quelle che si dimostrano coerenti, non quelle che vi dicono una cosa e vi prendono in giro, come hanno fatto Puser, Paragone, Di Maio e compagnia bella. Adesso avete la possibilità di scegliere, ma non potete nemmeno soltanto delegare il voto, bisogna agire tutti insieme compatti. Se no, mi ritrovo io lì, io Marco Bertali, lì sotto il comune, che ci mandano fuori, ci pestano. E ci arrestano, ci mettono agli arresti domiciliari e poi dove sono quelle 4.000 persone che ci hanno votato? Almeno quelle 4.000 dovrebbero essere tutto il giorno lì sotto in cassa tenere perché non permettono a un loro rappresentante di poterle rappresentare nemmeno in consiglio comunale. Figuriamoci cosa accadrà a livello parlamentare. Vediamo quello che è successo a Saracunia, non hanno permesso nemmeno di votare. Ma è un passo da togliere il diritto di voto a un consigliere comunale e a una parlamentare per toglierlo a tutti, perché è lì che vogliono arrivare. E dobbiamo svegliarci adesso, non continuare a cedere altro spazio a questi personaggi. Ne approfitto in chiusura, oltre per ringraziare tutti quanti voi che mi state supportando dal punto di vista emotivo, economico, anche come ha fatto Emanuele mandandomi magari un libro a casa, chi mi ha mandato un dolce, chi mi è stato disponibile per farmi la spesa. Ringrazio anche un altro caro amico e fratello, Antonio Borrini, consigliere comunale di settimo, scusate, settimo torinese, che è venuto addirittura fino a qualche giorno dopo, fino a Trieste, da Torino, qualche giorno dopo il mio arresto. Alla manifestazione che era stata organizzata lì, si è fatta tutta questa strada per starmi vicino, continua a ricordare il mio caso anche nelle piazze, quindi lo ringrazio, vi mando un forte abbraccio, ringrazio tutto il Movimento 3D, Luca Todori, il Consiglio nazionale per la vicinanza, per il supporto che mi hanno dimostrato tutt'oggi, i miei avvocati anche per starmi dietro e seguirmi. Veramente, ormai comunque, si stanno anche unendo, stanno creando dei forti legami, sempre più forti tra persone, tra umani liberi, e quindi ci stanno anche facendo un grande piacere in tutto questo. Io continuo a vedere la luce, anche quando tutto sembra buio, bisogna continuare a vedere la luce, andare avanti, essere intransigenti in quello che si fa e cogliere le opportunità che la vita e l'universo. Dio, la divinità, chiamatela come volete, ci dà tutti i giorni quando siamo qua sulla terra. E quindi sì, io non mi sto nemmeno a piangere troppo addosso, nel mondo c'è gente che si trova in situazioni ben peggiori delle mie per aver espresso la propria opinione. Quindi per fortuna qua comunque c'è ancora un minimo di stato di diritto, ma ci sono dei posti in cui ti danno l'ergastolo se esprimi il tuo libero pensiero. Ed è per questo che dobbiamo combattere con ogni mezzo, con ogni energia, con tutto noi stessi, con tutta la nostra essenza, la nostra vitalità, questa sì, non saprei nemmeno come definirla, questa dittatura infame e subdola, perché non è una dittatura alla luce del giorno, è molto celata, è molto nascosta, non agisce. Come in passato, con mezzi troppo diretti, agisce nell'ombra tramite la propaganda, eccetera. Potrebbe degenerare sempre di più, e quindi adesso è l'ora di agire. Non dimentichiamocelo. Quindi, se non siamo nella situazione in cui in alcuni paesi tutt'oggi c'è gente che nella mia stessa situazione si trova all'ergastolo o magari ammazzata. È perché qualcuno ha lottato prima di noi per concederci tutto ciò e non dobbiamo continuare a perderlo. Guarda, ho parlato fin troppo, ho recuperato sicuramente
un minimo mese di silenzio perché da un po' che non facevo una video diretta. Spero presto di poter tornare nelle piazze. Sicuramente agiremo in maniera più pronta, quindi ogni cosa che farò la farò solo se sarò scortato con qualcuno vicino, perché abbiamo visto che anche nelle situazioni un po' più banali, come può essere un sopralluogo di una commissione, c'è un pericolo che si nasconde dietro l'angolo, allora sicuramente non rischieremo più. Vi mando un abbraccio a tutte e tutti, continuate a lottare nella vostra vita quotidiana per la libertà, che è il bene più prezioso che dobbiamo lasciare alle future generazioni, ai nostri figli, ve lo ricordo. Non il mutuo, non la macchina, non la casa, non i soldi, c'è sempre tempo per farli, anzi dovremmo crearli noi, non farceli prestare da questi signori qua che le stampano dal nulla da 300 anni ormai e ce le prestano a debito, indebitano i nostri stati e manipolano la nostra politica. Ecco, non servono i soldi, serve invece la comunità umana e io l'ho sempre visto nella mia vita, soprattutto negli ultimi anni, che sì, quando c'è comunità e rete si può fare a meno dei soldi. Ancora un abbraccio e vi ringrazio per tutto il supporto. Buona serata.